Eccoci, ciao Elena, benvenuta. Ciao, Lucio. Bene Elena, raccontaci i punti, prego, vai. Allora, vabbè, il primo punto, ma appunto è più diciamo sugli aspetti fisici. Ho quest'occhio che risulta anatomicamente perfetto, ma in realtà poi si è scoperto che c'è tipo una macchia sulla pupilla e all'interno dell'occhio. Quindi io è come, allora, risultano zero diottrie, ma ho una vista periferica. Quindi in pratica ho una vista solo da un occhio. Ok, però è dalla nascita, quindi volevo vedere se dietro questa cosa c'era qualcosa Una di. causa esoterica, Sì, esatto. Perché noi andiamo a vedere quella, ma se Se tu tappi l'occhio, diciamo sinistro, se non ho capito sì. male, che ci vede, l'occhio destro vede qualcosa? Sfocato, Sì, vede sfocato. Vede ok. tutto, ma sfocato. Ma quindi non hai la biocularità? Esatto. Non hai la Non vedo profondità? Questo esatto. Io non vedo lo la noti? profondità. Al di là del referto medico, lo noti anche nella vita pratica. Ogni tanto mi capita perché vedo che alcune cose le altre persone mi dicono: "Ma no, ma come non vedi? Non riesci a mettere lì." Che ne so, tipo a vite, no, ma non è in, diciamo, In asse. in asse, ma perché io non vedo se dov'è Ah, l'asse, ok. ecco, per esempio. Non vedi quando la vita è dritta o quando la vita è Esatto, storta. perché da Okay. E questo qua. guidi la macchina? Sì, Questo non ti guido. dà problemi No, assolutamente. sulla No. profondità. Ok. Crampi ai polpacci. Sì, ecco, devo dire che adesso è un bel po' che non mi vengono più, però l'anno scorso ce li avevo spesso, infatti c'è stato un momento dove ho sospeso di andare a correre perché proprio dei crampi forti forti. Solo ai polpacci. Ok. Solo ai polpacci, solo ed esclusivamente ai polpacci. Energia sessuale. Sì, rispetto Abbondante. al mio compagno, nel senso che ho notato che è proprio, cioè non è per qualsiasi uomo, ecco, è proprio rispetto a lui, cioè io farei l'amore sempre. Cioè E vuoi proprio vedere se c'è intanto una che causa esoterica? sì, esatto, Dicevi, scusami. cioè prima no, assolutamente, anzi. Con altri compagni. Esatto. Storie Non è precedenti. mai stato così, no. Va bene, punto 2. Punto 2 era quello, aspetta, ricordami perché me li È il ricordo, ma non campo mi ricordo. Ah, energetico degli ok, altri e il tuo. sì, io lo sento proprio, cioè sento proprio un movimento proprio del campo e se mi concentro. Vedo proprio il movimento, come se fossero delle onde, vedo proprio le particelle muoversi dei campi. Vedo anche il colore dell'energia. Ecco, vedo questa cosa qua, quindi volevo capire se anche qui c'era una causa esoterica o se in realtà è semplicemente il collegamento al campo. Questo da giugno 2019. Se Che succede in quel mese? Niente di Ma che dal allora, tuo punto di niente vista. di che, no, però fine maggio 2019 ho tenuto una conferenza sulle cinque leggi biologiche l'unica cosa che mi può venire in mente se fosse è che lì ho conosciuto il mio attuale compagno, quella sera lì. E da lì, da giugno poi, quindi non so se, ecco. C'è una connessione Certo. forte con questo compagno, con questo tuo compagno. Infatti, il punto 3, è che senti il tuo compagno a distanza e avverti il suo campo muoversi. Sì, cioè, se lui ha, cioè, sento proprio che si muove, quindi quando lui sta male, io ho proprio questa sensazione di,
questa energia pesante, questa energia di ansia, no? Lo sento proprio. E appena smette, non la sento più. Oppure se è tanto euforico, felice, lo sento, sento proprio i picchi di energia del campo. Ok, fai una meditazione, punto 4, con appunto il tuo compagno nel settembre 2019, quindi boh, una manciata di mesi dopo averlo conosciuto, e dal mese successivo, da ottobre del 2019, dell'anno scorso, hai iniziato ad avere la percezione del futuro. Vabbè, è un po' quello che abbiamo già detto, no? Che in qualche modo ti Infatti. sblocca qualcosa, riesci a vedere il campo energetico e a percepire il futuro. Che tipo di meditazione? Ma no, niente di che, è stato, abbiamo fatto questo lavoro in quattro, eravamo io, lui e due amici, un'amica e un amico. Allora, diciamo, rievocare tutti assieme un'emozione positiva e poi negativa, la più positiva della nostra vita e la più negativa della nostra vita, in alternanza, fino a raggiungere uno stato di emozione che poteva fortissimo, diciamo, estasi, no? Una cosa forte così, ecco. La sensazione che io ho avuto lì, e non era la prima volta nella mia vita, adesso non mi ricordo un'altra volta, ma lì è stato che poi alla fine l'emozione positiva o negativa non era più positiva o negativa, era emozione, forte emozione e basta, ok? E cioè coincidevano, era emozione, uno stato di emozione forte. Quello Ok. io ho sentito. Quinto punto e ultimo, causa esoterica del fronte lavoro finanze. Perché? No, adesso a momenti ci sono prima di più di un anno fa facevo veramente fatica a arrivare a fine mese col mio ex compagno, era proprio un arrancare, no? Poi dopo invece, lasciato lui, è andato tutto benissimo. Cioè, non sono diventata ricca, ma non ho problemi, cioè, sono tranquilla. Però L'ex mi che non è capita. l'attuale, No, ovviamente. no, esatto, no, no. Mi capita però che se ci sono degli eventi negativi, diciamo, nella mia vita, anche la parte economica va in crisi, Risente. come se, ecco, no? Quindi è molto collegata a questa cosa, al mio stato, al mio stato Il emotivo. tuo lavoro. Ok, il tuo lavoro, adesso mi spieghi, sono consulenze sulle cinque leggi biologiche e poi ci sono le cinque leggi biologiche AMER. Devi spiegarmi un po' questa cosa perché, Sì, se allora, puoi, ovviamente. sì. Hammer è il dottore che ha, diciamo, scoperto queste cinque leggi biologiche. Se queste leggi biologiche, cioè lui ha scoperto proprio a livello scientifico, provandolo, il funzionamento del nostro organismo. Cioè lui ha scoperto che per ogni emozione, che può essere negativa o discordante per noi, si attiva una parte cerebrale specifica, e questa parte cerebrale fa sì che a livello dell'organismo ci sia una reazione fisiologica speciale, viene detta, no? E quindi poi c'è tutta questa reazione fisiologica e in seguito, o in quel momento lì, dei sintomi. Io cosa faccio? Sapendo tutte le avendo studiato tutte le corrispondenze, una persona viene da me con un sintomo e io riesco con questo sintomo a risalire all'emozione originaria, lavorando sull'emozione, facendo fare tutto un percorso, quindi delle cose diverse, facendo vedere delle cose, alla persona va via il sintomo e non torna più. Ok, e cosa vuoi sapere a questo proposito? Il lavoro che faccio è pulito, tra virgolette, o se ha qualche interferenza a livello esoterico. Ecco. Va bene. Questo. Ok. Vuoi chiamare
Qualche disincarnato, un disincarnato? Ma no, non mi Vabbè. viene in mente nessuno di no. Meglio perché così siamo più concentrati su di te, Sì. siamo focalizzati su di te. Va bene. Elena, allora iniziamo, quindi chiudi gli occhi. Ok. Inizia, come dire, a rilassarti. Non pensare a nulla. Abbandonati nella posizione in cui ti trovi. Inspira ed espira. Con la velocità e frequenza che più ti piace. Inspira. Ed espira. Inspira, trattieni un secondo, uno, ed espira. Ora inizierò a contare da 10 a 1 e mentre conterò, il tuo corpo diventerà sempre più pesante. Dieci, nove, i tuoi piedi sono pesanti. Otto, questa pesantezza sale dai tuoi piedi lentamente, via via, fino ad arrivare alle tue ginocchia, che ora sprofondano lentamente e che sono pesanti. Sette. Questa pesantezza ora è arrivata fino alle tue anche e tutte le gambe ora
Sono pesanti e sprofondano nel divano. Sei da questo momento in poi ogni eventuale rumore o movimento intorno a te ti porta sempre più in profondità. Cinque. Il petto e l'addome sono pesanti e sprofondano. Quattro. La schiena è pesante e sprofonda anch'essa lentamente, pesantemente nel divano. Tre. Spalle, le braccia, l'avambraccio, i polsi, le mani, le dita delle mani. Sprofonda lentamente nel divano, pesante
Il collo, la testa, pesanti, profondano lentamente nel cuscino. Pesante. Lentamente. Ora, Elena, io conto semplicemente da 1 a 3 e al mio 3 andrai a un ricordo o a un sogno che istintivamente sceglierai per te. 1, 2, 3. Cosa stai ricordando o vedendo? Allora, se ne sono sovrapposti due proprio insieme. Il primo sono tutti e due ricordi. Il primo avevo tipo 11-12 anni, camminavo nella strada di casa mia, di quando abitavo con i miei genitori, e mi ricordo mio papà che mi ha, diciamo, sgridata perché continuavo a grattarmi. In quel momento avevo un'irritazione su tutta la pelle di tutto il corpo e lui mi sgridava, mi è arrivato proprio quell'immagine lì mentre scendevamo da questa strada. L'altro invece, quando ero negli Stati Uniti, sono stata un anno, ho fatto la quarta superiore là, e vicino a casa, nella strada di fronte a casa, c'era questo immenso prato, e in quel momento lì ero con le mie due amiche, la ragazza della famiglia che mi ospitava e un'altra amica, a correre in questo prato e a farci le foto, perché era autunno, c'erano tutti dei colori particolari. Mi sono arrivati a queste due immagini. Scegli uno di questi due ricordi. Quello Il secondo, bello. del prato, sì. Però sai, nei ricordi belli spesso non ci sono Sì. Ah, ok. cause di Sì, va questi. bene. No, Allora andiamo di là. come vuoi, eh? Possiamo analizzare entrambi. Ah Va no, bene, vabbè, vai nel ricordo bello, vai nel prato con le tue amiche. dai, ok. E prova, visto che sei in grado, a vedere la scena da un punto di vista energetico. Ok. Guarda il campo energetico tuo e delle tue amiche e del prato.
Il prato è fino a quel pezzo proprio dove c'è il prato, dove siamo noi che stiamo correndo, poi c'è un'amica che è più un movimento energetico positivo, invece c'è l'altra che è un po' più, non è tanto, è un campo energetico che non la fa stare, cioè non bene. La vedo questo campo un po' così agitato, un po' sofferente. Il suo. E E il tuo? io in quel momento è come se stessi osservando, ecco, come se non mi facessi interferire in quel momento lì. C'è una cosa, cioè, invece più avanti ci sono degli alberi, e se io sento il campo energetico di quegli alberi mi viene un po' di angoscia, un po' di fastidio, ecco, come se là. Ci fosse qualcosa. Sì, adesso mi è arrivata un'immagine, ci sono, non riesco a identificare bene che forma hanno, ma ci sono degli esseri che guardano tra un albero e l'altro, che guardano come se controllassero cosa facciamo. Voi tre. Ok, ti va di andare a vedere come sono fatti questi esseri, Sì. consapevole del fatto che non succede nulla, Sì. sei solo un'osservatrice. Che sei l'onnipotente. Allora vai lì, alla distanza dagli alberi che più desideri, puoi anche arrivare sopra un albero, dietro gli alberri, alle spalle di questi esseri, puoi andare dove vuoi, sopra, sotto. Ci sono davanti, davanti e sopra, non so come dire, come se volassi, no, li vedo abbastanza vicino, ma davanti e sopra. Sono una via di mezzo tra. Allora, tipo hanno la faccia da procione, ma il corpo da umani, con delle, come se avessero delle pelli che coprono dietro le spalle. Ecco, così. Ok, adesso conto da 1 a 3 e le pelli cadono 1, 2, 3. Ok, sì. Ce Aspetto hanno? n'è uno che non è che è tanto contento di toglierla, ma vabbè. Vai davanti a questo che non è contento di Ok. toglierla e digli di togliersela subito. Mi diceva io perché la devo fare. Perché lui sta interferendo con te e quindi è a casa tua. E tu decidi a casa tua, nessun altro. Sì, lo fa, è un po' scocciato, ma l'ha fatto. Questo è il capo? Sì, è un pochino più alto degli altri. Perfetto, quindi è il capo, come si chiama? Namib. Namib. Che aspetto ha? È fatto come gli altri. Cioè, però in più i capelli colorati con una striscia rossa e una blu, rossa qua davanti e blu appena dietro. Ma è un Qualcosa. aspetto di procione? No, non più. Sì, Ah, è sempre procione. sì. Senti, Elena, ti va di toccarlo energeticamente? Ok. Toccalo e mentre lo fai percepisci la sua vera forma in base al DNA eterico che percepisci e imponi toccandolo a questo essere di prendere le sue reali sembianze.
Sì, mi sembra sia uscito Horus. Horus. Quindi assomiglia a un uccello? Sì. È un Horus, bene. Perché ha preso le sembianze di un procione, di un animale di altra natura. Dice perché si camuffava bene in quell'ambiente lì. Ok. Questo Namib è con te anche oggi? Tenta, è come se però facesse fatica. Ci prova a seguirmi, no? Ecco, però dice faccio veramente fatica, però è Perché? come se fosse il suo compito. Perché vedo come se il mio campo non gli permettesse, cioè come se il mio campo riuscisse a tenerlo fuori. E mi viene come se, tipo, quando ti dicevo prima che a livello economico, poi a volte quando ci sono delle cose negative, a livello economico ho problemi, è che come se in quel momento il mio campo facesse sì che lui potesse entrare, in quei momenti un po' così. Chi comanda Horus? Chi c'è sotto di lui? Oltre a questi altri che avevano la pelliccia da procione. Non me lo vuole dire. E tu vuoi che te lo dica? Sì, assolutamente. Allora, vai da lui. Toccalo, magari così, in un punto a caso, prendendolo per il collo. E chiedigli questa informazione, anzi, prendila tu stessa dal suo DNA eterico. Mi viene Zeus. Benissimo. Zeus è il capo. Sì. Ok, e i suoi sottoposti sono questi omini procioni tra gli alberi? Quanti Sì, in quella zona lì sì. sono? 27 in quel momento, ma sì, che non sono lì adesso. Sono lì questi 27 più il capo per te o anche per le tue amiche? No, direi principalmente per Va bene, cambiamo improvvisamente scena e andiamo al ricordo del papà che ti sgrida. Guarda la scena energeticamente, anche dall'alto, come se stessi assistendo a un film, a un qualcosa che non ti riguarda. Guarda soprattutto la causa esoterica dell'orticaria, chiamiamola così, del tuo grattarti. Quando eri più giovane, eri piccola. Era come se ci fosse un impulso dal corpo, no? Quella Elena piccola, che emanava verso l'esterno delle onde spingevano via. Ma da te? Sì. Questa tu Come se dici. fossero degli aculei, no? Con un riccio. Ma è la reazione che hai con tuo padre o è l'orticaria? No, l'orticaria faceva questo. Ok.
Quello che mi viene è che in quel momento mio papà non era mio papà. E basta. Ok. Mm. Va bene, Elena. Abbiamo già visto alcune cose. Se io ti chiedo di chiamare il capo di Namib, Lorus, Ok. chi si presenta? Si presenta questo. Sembra un po', è presente quando nei film fanno arriva Dio dalle nuvole, no? Questa. Zeus. Sì. È Zeus? No, è Dio con la barba. No, 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 non è Dio, è un'immagine così, come se non fosse concreta, no? Arriva. È Zeus, è Zeus. È Zeus. Va bene. Elena, andiamo tra le nuvole. Sì. Andiamo là dove c'è questa immagine, andiamo a vedere se è un'immagine o un'entità. È un'immagine o è un'entità? Ok, Un'entità, sento l'energia tipo proprio, sì. vai lì, vai a 10 centimetri dalla sua faccia e toccala. Andiamo a scoprire il gioco, andiamo a scoprire la buffonata. Sì. Perché Dio, Zeus, Dio tra le nuvole con la barba bianca, sono tutti archetipi che ci danno tanto timore di Dio. Ma è solo una buffonata, è solo un gioco, è solo un gioco di proiettori. Sì, appena io tocco la testa si sgretola tutto quello che c'è intorno alla sua testa, come se rimanesse pelato in un attimo così. E cosa rimane? Nulla, Sì, un'entità. no, rimane tipo come se fosse. Hai presente i palloncini Crystal Ball? Vedi quello Sì, sì, strato sì. sottilissimo? Ecco, una cosa così vuota dentro, vuota. Bene, scoppialo allora. E Ok. chiama il creatore di questa buffonata. È arrivato un cosino, sembra tipo un mini pulcino, però a forma di uovo, no? Come si chiama? Chi è? Come si chiama? Chi è Dilo? Sì, non fa fatica a dirmelo. Ma viene fuori un nome, mi sono una roba strana, Parapim, una cosa così. Aspetta, Parapim, boh. E che natura Parapim? Di che natura è? Per capirlo devi toccarlo, anche in questo caso, e leggerne il DNA eterico. Sì, ok, mi viene rettiliano. No, ok, ma allora non è niente di Non ha che. niente di che, no, infatti è Va diventato bene. minuto. Va bene, torniamo all'Horus che sembra essere il capo. Andiamo, chiamiamo il capo di Horus. Continua a dirmi Zeus lui. Però Ok, andiamo al capo di Zeus. è come se fosse una scusa, no?
come si dice, tirarci scemi, non so come dire. Allora, tiriamo lo scemo noi, Zeus. Ok. Elena, iniziamo ad agire. A quanto stai Sì. vibrando? Dammi un numero. Mi viene 767.000. Ok, ti faccio solo queste domande e tu dammi il numero che ti arriva. Sì. Percentuale di consapevolezza della tua PS, parte 37. subliminale. Ok, rapporto tra la tua PS e PE sul 100% totale. Puoi dirmi anche solo la PS o la PE, poi io faccio la sottrazione. Allora, viene 37 l'APS e la differenza, come aspetta, mi viene 63, 63. sì, esatto, 3. 60, sì. Ok. Numero di eliche di DNA eterico. 8. Benissimo. Ora andiamo da Zeus. Toccalo e dimmi sulla tua stessa scala di vibrazione a quanto vibra. 25.000 mi viene. Benissimo. Senza togliere la tua vibrazione, visto Sì. che sei una creatrice, puoi fare quello che ti pare, Ok. alzagli la frequenza, alzalo, fino a che lo vedi agitarsi. Ok. 327.000 e scalpita. Benissimo. Adesso ridigli e di chiamare il suo capo. Ok. Chi si presenta? Benissimo. Si presenta Odina. Ed è lui, mi dice, ok, ce l'hai fatta, mi hai chiamato, sono io. Ok, finalmente queste entità stanno iniziando a capire nuovamente, una volta di più, chi comanda, chi è il capo, che hai capito com'è il gioco che hai creato tu stessa. Questa è una micropillola di riassunto che ti do, ma che ti do adesso e non prima. Proprio per farti capire che sei tu che gestisci il gioco e che qualunque tipo di punto che adesso andremo a trattare mi hai portato sono semplicemente piccole prove che ti sei autoconcessa. Ok. Ok, prima di procedere però con i punti veri e propri, ti faccio questa domanda a bruciapelo. Ci sono i DL? Qualcuno sì, 7 mi viene. 7. Chiamali, cercali nel corpo, fuori o dentro di te. Allora, uno fuori qua nel mio campo energetico, qui tipo sulla destra, davanti, poi sulla spalla a sinistra, uno in cima qua, 3, coscia a sinistra. Piede sinistro, poi uno dietro sulla schiena, ma non attaccato, in mezzo, ma un po' separato, tipo nel campo. E l'altro come se girasse nel campo energetico, però non che potesse ruotare, non so, mi viene che fa così nel mio campo. Ok, che grado ha quello più elevato? C'è una lettera o un numero? Sì, viene N13. Va bene. Quando è entrato il primo nella tua vita? Avevo 2 anni. In che occasione? Mi sembra spaventata perché avevano sgridato mio fratello molto forte, quindi
Era un po' destabilizzata ed è riuscito a entrare. Va bene. Cosa fare? Elena, vai adesso alla causa esoterica della macchia nera all'occhio destro che ti crea una visione periferica non completa. La causa esoterica. Allora, viene che se non avessi avuto quella macchia lì avrei visto troppo. Chi la causa o cosa la causa? No, me l'hanno messa proprio. Sì, mi viene addirittura, non sono nata così, ma tipo. Stato fatto, non so se in una potrebbe essere abduction o no. Da chi vedo Ma da chi è relativamente importante? Sarà una di queste entità. sì, ok. Mettono un impianto? Perché se No, mettono è una proprio. macchia, aggiungono qualcosa o modificano qualcosa Sì, esistente. modificano. Non è un impianto, è proprio un modificare. Ok. Trattasi di rettiliani come Parapim, di un Horus come Namib o altro. Vedo tipo militari. Sono vestiti da militari, però. Benissimo. Se io ti chiedessi, Elena, di dare un'occhiata al tuo corpo energetico, sintonizzandolo nella ricerca, come prima hai fatto con gli EDL, nella ricerca degli impianti eterici. Vira la tua visione, come se tu avessi degli occhiali che gestisci tu, sugli impianti, scannerizzandoti dalla testa ai piedi o dai piedi a. Dimmi se vedi qualcosa, come la vedi, dove. Sì, vedo tipo delle sembrano tipo, sai, delle schegge di metallo lucenti, una roba così. Qua sulla testa, sopra destra. Sul fianco destro, sulla coscia sinistra e su tutti e due i polpacci, su due polpacci e su tutte e due le piante dei piedi sotto. Sempre lo stesso impianto? Queste schegge metalliche? Testa è scheggia metallica. Sul fianco anche, sotto le due piante dei piedi anche, sulla coscia e sui polpacci è tipo un chip, tipo un microchip, tipo quelli del computer, tipo quello di una SIM, ecco la forma qui. Una carta di credito. Sì, ecco. I crampi ai polpacci sono dovuti a questi impianti? Benissimo. Sì. La macchia nera nell'occhio è sempre una modifica, non è un impianto? Vedo qualcosa dietro, ma. Vedo qualcosa, ma forse. Ah, ecco, sai cos'è? Ah, eccolo, è questo qua che ti dicevo. Questo impianto qua dietro, sulla testa qua, comanda questa cosa che ho sull'occhio. Quindi c'è una modifica, non direttamente nell'occhio, ma Esatto, collegata. esatto. Il collegamento è attraverso un filo, No, no, onde. energia, sì. Bene, causa esoterica dell'abbondante energia sessuale che hai nei confronti del tuo attuale compagno.
Allora. l'occasione, diciamo, chiamalo energeticamente, non possiamo coinvolgerlo, ma mettilo, come dire, in un angolo della tua visione per vederlo in funzione di quelli che sono gli effetti che ha nei tuoi confronti. Sì, è come se sì, l'energia vitale, diciamo, il campo energetico vitale che io sento con il suo diventa esponenziale, diventa proprio, si espande in maniera esponenziale. Con l'atto sessuale diventa proprio al massimo. Quindi è come se campo energetico lì al massimo fa sì che Tu non abbia possa un'energia arrivare sessuale più abbondante. sì, è che non possa arrivare nulla dall'esterno, non so come dire. Perché però non vale il contrario? Lui non ha questa Sì, lui è energia abbastanza, sessuale. non così tanto, ma che lui è abbastanza, Ok. quasi come me. Allora, analizziamo il rapporto che hai col tuo compagno. Ribadisco, Ok. sempre dal tuo punto di vista. Sì. E andiamo al giorno in cui lo incontri, giugno 2019. Fine maggio la prima volta. Fine maggio. Andiamo a quell'occasione in cui, Ok. se non erro, era una conferenza, no? Sì, la mia conferenza, sì. Sì, Alla tua. la mia, sì. Io la tenevo. Vai lì e dimmi cosa vedi a livello energetico quando vi vedete per la prima volta. Vedo che si crea questa bolla di energia è perfetta a sé stante, non so come dire, c'è quello e tutto il resto è come se venisse eliminato a livello energetico, è come se si alzasse e tutto il resto sotto viene spianato, tutto il resto. Come una bomba, sai, l'effetto della bomba che Sì, non spazza gli così, alberi. non così, però tutto schiacciato, no? Cioè, come se questo ok e il resto non ha più senso, viene proprio schiacciato, diventa piatto, bidimensionale. Guarda dal punto di vista energetico, guarda se siete al di là delle persone che sono lì per la conferenza, se isolando soltanto i vostri due campi energetici siete da soli oppure no. Stavo guardando, c'era oltre al nostro campo energetico, ma in alto, lontano, lontano,
come se osservasse da lontanissimo un'energia nera, vedo una nube nera. Sì. La chiamiamo. Le mettiamo una corda attorno e tiriamo la corda rapidamente fino a portare questa energia qui davanti a noi, tra te e il tuo compagno. Che prenda forma 1, 2, 3. Ancora Horus, un uccello, Ok. credo sia Horus. Tu sai, Elena, cosa sono gli uomini della sorgente? Qualcosina, non O del tanto, non tempo, mi che dir ricordo. si voglia, insomma. Uomo della sorgente ha creato del misunderstanding, uomo del tempo. Coloro che decidono i fatti della nostra vita, soprattutto gli incontri di questo tipo. Ora io ti chiedo semplicemente di vedere se esiste un UDS, uomo della sorgente, UDT, uomo del, chiamiamolo UDT, in questa scena durante la conferenza. Devi guardare ai margini della conferenza, devi guardare dietro le tende, dietro le porte, devi, come dire, vedere la scena dall'alto, da 100 metri d'altezza, come se la la sala conferenze non avesse il soffitto e tu ne vedessi la pianta e tutte le teste delle persone. Se c'è un uomo nella sorgente, diventa giallo, diventa visibile. Visibile, luminoso, No, individualo. c'è, vedo qualcosa nel bagno, ma è nero. Andiamo subito nel bagno. Sì, infatti. Chi c'è? Un controllore, allora in questo momento ha controllore, mi viene da dire. Le sembianze da uomo con normale. È un UDT. Potrebbe essere. Sta creando o ostacolando questo incontro col tuo compagno? Non lo sta creando. No. Sta tentando di ostacolarlo Sì, infatti. e non ci è riuscito. No. Perché? Allora. Perché dice che noi sappiamo troppe cose e sapendo queste cose e lavorando su di noi siamo riusciti a fermare il suo compito. Dice che spesso si trova in queste situazioni. Perché spesso gli stanno affidando case difficili come il tuo. Allora, dice che sembra che ci sia proprio una separazione in questo momento, cioè dei casi o difficili o facilissimi, quindi facilissimi quasi non devono intervenire, quasi fanno da soli, e poi ci sono quelli un po' più complicati, appunto come il mio, e quindi quasi sempre si trovano in queste situazioni. Va bene. Che tipo di connessione c'è tra te e il tuo compagno, Elena? Qual è la causa esoterica del fatto
che lo senti a distanza, sai quando è felice, sai quando soffre, sai quando ha un problema, senza che lui te l'abbia detto. Come vedo come se ci fosse qualcuno da sopra che si assicuri che io lo senta. In che senso? Chi è questo qualcuno? Chiamalo. Falconiforme, sembrerebbe. Sempre Lorus. Sì, alla fine. Sì, È un controsenso, però, se l'entità vuole che tu sia connessa a lui, ma allo stesso tempo c'è qualcosa che non va. cioè, no, infatti, allora. Fammi capire che cavolo. Non importa, andiamo alla meditazione. Che fai con il tuo compagno nello stesso anno, qualche mese dopo? In seguito alla quale, il mese successivo alla meditazione, di cui non so nulla, quindi non so che meditazione avete fatto, inizia ad avere delle percezioni del futuro. Insomma, l'incontro col tuo compagno ti apre delle capacità che avevi, evidentemente, percezione del futuro e visione del campo energetico tuo e di chi ti sta intorno. Qual è la causa esoterica di questa situazione? Ecco, ok, è arrivata proprio questa immagine. Ecco, ogni volta che mi viene l'intuizione di cosa succederà e quando, è come se mi passasse sopra la testa un angelo e lasciasse andare la frase e il tempo di quando succederà la cosa. Un angelo. Prendi uno di questi angeli che ti lascia Sì. l'informazione. Chi è? Gabriele mi dice. È un EDL. Allora, chiedi immediatamente a questo EDL perché ti dà il contentino di percepire piccoli eventi del futuro e in cambio di cosa, soprattutto. Cambio. Guardalo a livello energetico. Cosa ti chiede indietro? Tu hai Mi chiede l'informazione. Domani piove. Non so. se Non mi è un chiede esempio. l'energia. Aspetta, però è specifica nel senso di Un'energia tua? sì, ma specifica. E da questa visione di adesso, tutto sommato, il contentino della previsione delle cose vale quell'energia che tu dai? Ma no, non interessa proprio niente a me di sapere cosa succede. Tanto più che puoi anche saperlo da sola, senza Sì, che ci sia un esatto. angelo, cioè un EDL, che te lo suggerisca. Sì, Semplicemente noi abbiamo queste capacità, le abbiamo dimenticate esatto. e queste entità che conoscono molto meglio il campo in cui si muovono,
le utilizzano queste capacità e ce le danno come grazia ricevuta, l'angelo custode che ti vuole tanto bene, ti protegge, cose di questo genere. Questo è il gioco ed è l'inganno in cui siamo immersi e in cui ci siamo immersi. E infine, causa esoterica dei problemi di lavoro e finanze. Mi viene proprio che quando sono in uno stato emotivo discordante, negativo, proprio che il mio campo energetico si muove un po' con dei colori scuri, vedo io, e loro, loro un po' di entità ne approfittano per ciucciarmi proprio l'energia e per ciucciare più energia possibile mi tengono bassa a livello economico in maniera tale mi viene così. Come se non potessi muovermi, ecco, che mi posso muovere meno, ecco. Ed è un classico. Quindi i clienti tornano nel momento in cui tu fai su di te. Di ottimismo, di energia, di innalzamento delle frequenze, di Centro, energia. esatto, sì. Ok. La tua attività di consulenza, sia su un fronte che sull'altro, no? Le cinque leggi, è interferita? Beh, tu chiaramente avevi delle interferenze come il Sì, ok, 99,9 delle persone. certo. Le hai trasmesse? Con No. questo tipo di trattamento ai tuoi clienti. No, 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 mi viene di no, no. Mi viene che però Amer era interferito e questo, vabbè, Tu era lo quasi sapevi prima, già. scontato, sì, Da chi? secondo me sì. No, perché era, gli arrivavano talmente tante intuizioni, talmente tante cose molto fluide, poi era molto ostacolato in tutta la vita che sicuramente era interferito. Ecco, mi viene questa cosa qua. Beh, se era ostacolato non è detto che fosse interferito, magari era ostacolato proprio perché aveva raggiunto un livello di connessione con se stesso. Sì, magari dopo sì, però prima quando ha avuto le informazioni mi viene che fossero. Aspetta, c'è qualcosa che. Allora. Lui ha ricevuto informazioni durante i sogni da suo figlio che era morto. Ah, no, ok. No. Vedo il figlio che muore. Boh, c'è qualcosa lì che mi metto. Vabbè, ma questo è il percorso di Vabbè, Amber, quindi niente, sì, infatti non non ci è un interessa. problema. No. Bene, guardati dopo tutta questa visione dal di fuori e dimmi semplicemente se ti vedi più chiaramente, non meglio ovviamente, perché hai ancora tutte le tue Sì, interferenze, certo. pianti. Se adesso la tua visione è più chiara. Sì, come se avessi dei vestiti addosso, tanti strati di vestiti da tirare via. Mi vedo proprio, no? Di vari colori, come dei cerchi di vestiti. Allora, facciamo finta che questa tua situazione sia una cameretta di un bambino piena di giochi in disordine. Adesso li mettiamo in ordine perché la mamma vuole che mettiamo in ordine la cameretta. Prendiamo tutte le interferenze, le mettiamo in uno scatolone con sopra scritto interferenze. Namib Lorus, gli altri piccoli Horus, i 7 DL o quelli che sono, anzi. Metti tutti gli EDL che hai avuto in tutta la tua vita. Probabilmente sono più di sette, Sì, esatto. perché alcuni vanno, vengono, Sì. alcuni si sostituiscono, ti utilizzano come scuola, come palestra di allenamento, aumentano il loro livello e lasciano il posto a qualcun altro andando in qualcun altro ancora. Qualche Sì. collega andando in altre persone. Odino, Zeus, uomini del tempo,
tutti nello scatolone. Poi crea un altro scatolone, impianti eterici. E li metti tutti lì. Non li stai ancora staccando, ne stai soltanto prendendo atto. Le schegge, i microchip, tutto quello che c'è in giro per il tuo corpo, compreso il collegamento, diciamo, radio, tra le schegge della testa e l'occhio destro. Poi fai uno scatolone delle abduction. Mi hai fatto capire che ce ne sono state. Sembra di sì. Analizzare quante, come, perché, quanto sei stata bene, quanto sei stata male, di notte, di giorno, missing time, non ci importa No, molto. infatti. C'è questo scatolone. In Ok. questo scatolone vedi anche delle gravidanze fisiche o eteriche? Sì. Ecco, Ok, quante sono? due. Adesso mi è arrivato adesso in questo momento il senso dei miei due aborti. Eccolo. Che non mi avevi mai detto. No, non No, no, ma va benissimo. Probabilmente i due aborti sono un segno nel fisico di chissà quanti altri lavori. certo, assolutamente. Certo. Poi se sei in ogni caso oggetto, come la quasi totalità delle donne della Terra, di questo tipo di esperimenti, non puoi avere un figlio tuo, no? Tu servi per altro. Tutto lì dentro, terzo scatolone. Ok. Benissimo. Questa è la cameretta dei tuoi giochi perché sei in un gioco Sì, e certo. stai mettendo ordine nei tuoi giochi. Ok. Ora c'è un libro importante nella tua cameretta. Lo apri e dentro c'è il numero delle tue vite parallele o passate. 236. Benissimo. Questo è un numero di vite importante perché contemporaneamente a quella di Elena ci sono 236 vite parallele che noi chiamiamo precedenti, dislocate nella linea temporale di questa creazione. Di questa realtà e di altre realtà parallele. In effetti, 236 vite su 4.000 anni di storia, diciamo così, a grandi linee, 5.000, 6.000, possono essere sufficienti, ma alcuni tuoi predecessori ne hanno parlato di 8.000. Questo è possibile perché ci sono varie realtà, varie sottorealtà. Il tempo è una variabile malleabile e separabile, che si può rendere parallela. Benissimo, fra poco metteremo ordine nella cameretta. Guarda adesso i tuoi due corpi, emozionale e mentale. Partiamo dall'emozionale. Un po' come hai fatto prima con gli impianti, guardati da un punto di vista emozionale. Nel tuo corpo ci sono emozioni ad alta frequenza e a bassa frequenza. Le prime C le lasciamo lì dove sono, le seconde le andiamo a sondare. Dimmi se vedi dei residui energetici di tristezza, rabbia, scarsa fiducia in te stessa, paura. Rabbia, tristezza, assolutamente no. Ogni tanto viene qualcosa di incertezza, ma poco. Un po' di aspetta, non posso dire. Dimmi cosa vedi solo. Se vedi la Vedo gioia, va tipo bene. no, ah no, sto guardando quelle le altre, sto guardando quelle negative ora. Negative tra virgolette. È come se fosse piatto, no? Un campo energetico piatto, quindi
staticità, neanche essere Apatia. lì, sì, che però è un po' mi muovo, non mi muovo, sempre incertezza, non so. Staticità. Ok, prendi questa apatia, chiamiamola così, staticità, incapacità di azione, raccoglila, dovunque sia nel tuo corpo, potrebbe essere fissa in un punto o muoversi, la pallottoli come una nuvola, come del DAS, come dell'argilla, ne fai una bella palla, un cubo, una piramide, quello che vuoi, la butti in un buco nero che apri e chiudi, come se fosse lo sportello di un cassonetto della pattumiera. Ok, Perfetto, è chiuso. benissimo. Cerca se c'è della paura. Ogni Benissimo. tanto può, ma no, proprio. Se Se c'è guardo. proprio qualche residuo, toglilo, via. Dov'era? Appena lì. Ok, preso. Adesso. Qua, più o Spalla, meno. benissimo. Scarsa fiducia in te stessa. No, più. Non più, benissimo. Tristezza, solitudine. Benissimo. Allora prendi, non c'è molto nel tuo emozionale da togliere, prendi tutte le emozioni ad alta frequenza ed aumentale fino al livello che più ti piace. L'ottimismo, la gioia, la serenità, il senso del bello. Sei qui, sei in una posizione privilegiata, puoi agire come meglio credi. Alza tutti i tuoi livelli fino al punto che più ti piace, un po' come fa il fonico quando alza il volume, no? Dei vari equalizzatori. A quanto li hai portati? Questa 8.600.000. Sì. è anche la tua vibrazione adesso? Quindi da 767.000 a 8.600.000, qualcosa come 12-13 volte tanto. Benissimo. Lasciamo il campo, il corpo emozionale e concentriamoci sul mentale, sul quale puoi lavorare, i tuoi ricordi di vite passate, i tuoi pensieri, la tua connessione col corpo mentale, cioè con la mente collettiva. Qui è un po' più complicato, non si tratta semplicemente di pulire da un'argilla che ti piace, semplicemente prendi tutto quello che non vuoi, che non fa parte di te, che vuoi eliminare. Apri un portale come se fosse la bocca di un cassonetto e butta tutto lì. Dimmi cosa vedi. Tutti gli schemi sociali residui, che non sono tanti perché già un po' li ho eliminati, ma ce n'è ancora qualcuno che non lo voglio più, assolutamente nulla. Tutte le parti. Che hanno l'energia bassa mentale che tendono a portare giù, come no, un palloncino che ha un peso invece di essere tolto.
queste due cose, queste due grandi branche, diciamo, quello che voglio. L'hai pulito il Sì. mentale? Queste erano le parti che volevo pulire, le hai tolte. Ok. Hai chiuso il portale? Sì, in Ok. questo momento. Benissimo. Benissimo. E quindi, Elena, io ti faccio questa domanda. Vuoi tenerti quegli scatoloni nella tua cameretta dei giochi, le interferenze, gli impianti? O vuoi togliere tutto? Ah, voglio togliere tutto. Va bene. Allora, trasferisci la tua cameretta dei giochi al cluster, che è il posto in cui hai scelto e firmato contratti su contratti per 236 vite o quelle che sono. Cercali questi contratti. Bene. Sì, c'è una pigna lì proprio. Li tieni? Li Ah, butti? là, Cosa vuoi fare? li butto, via. Bene, Via tutto. buttali in un portale che questa volta è un master black hole, cioè un buco nero che si crea, nel quale si creano buchi neri random, frattali, dentro l'altro. Quell'energia non si distrugge, come qualcuno ha provato a commentare, ma si seziona all'infinito e quindi non può essere recuperata in nessun modo. Resta lì ingabbiata. È un po' come un modo ingegnoso per isolare l'energia del gioco e metterla in un vortice eterno. Il gioco è nostro, possiamo farlo. Ok, tutti i tuoi contratti sono lì. Dimmi se gli scatoloni della cameretta ora sono sempre lì, dopo questo fatto. No, no, sono stati li ho buttati. Sono andati anche loro nel buco Sì, li nero? ho In già automatico. buttati io. Sì. Perfetto. Ottimo, velocissima, brava. Elena, vai all'avatar. E vediamo come lo vedi. Sali. Sali, c'è questa grande distesa di fantocci, gli avatar di tutti noi, anche il tuo. Vai al tuo, il fantoccio è seduto a una scrivania con un computer e una tastiera. È lì che controlla o controllava le tue 236 vite. Qui a questo livello c'è una sorta di fessura, non è un vero buco nero, ma gli assomiglia e sembra una fessura, una feritoia. C'è chi la vede in un modo e c'è chi la vede in un altro, ma in generale questo è quello che dovresti vedere. Come vedi il tuo avatar? Come hai fatto? Ma assomiglia un po' a una cavalletta filiforme. Sta cercando di schiacciare più tasti possibili per fare un comando, perché sa che, che sta per essere eliminato. E Va quindi bene, ma la festa è infatti. finita, quindi intervieni e fai quello che vuoi. Ok, l'ho preso di peso e l'ho mandato l'ho mandato in quella fessura che tu mi hai detto. L'ho lanciato di lì. E il tuo computer? Il mio computer adesso sembra spento o nero, non so se è andato in pausa, non so. Adesso mi sto Dove per lasciare sedere lì? io. Mi sto per sedere per capire. Vediamo. Analizzalo, analizza la tastiera e lo schermo. La tastiera è molto semplice, proprio dei comandi molto semplici. Dei tasti rossi. Sì, anche, sì.
Elena, sei tu che gestisci il tuo computer e la tua tastiera, tu puoi Sì, deciderne le sorti. Il infatti. modo più semplice, se ti posso dare un suggerimento, è togliere tutto e buttarlo nella Esatto, fessura. Beh, sì. anche la scrivania, la sedia. Tutto, la sedia, tutto. La tua postazione deve rimanere vuota, perché tu oggi cambi ogni cosa, perché tu oggi pulisci tutto. Radicalmente. Profondamente, definitivamente. Ok, fatto? Benissimo. Boh, c'è più nulla lì. Con questa nuova condizione, dimmi a quanto stai vibrando. 12 milioni e 3. Benissimo. Dimmi a quanto ammonta la consapevolezza della tua PS. 78. Bene. PSP erano a 37,63. 33. Ora? 78 la PS. Ma mi viene la PE, può essere un po' tipo, mi viene 35, può essere. Anche Ma sono valori se variabili. è In realtà in fatto. questo caso il totale deve essere per forza 100 perché cerchiamo un rapporto Ok. tra le due. Allora non Bene, so lascia che in questa sede l'informazione che l'ideale è un perfetto equilibrio tra il tuo Ok. maschile e il tuo femminile, tra la tua PS e la tua PE, tra il tuo subliminale e il tuo eterico. Ok, Quindi, buona ma informazione. aumentare troppo la PS nella vita quotidiana non è un bene, vuol dire essere con la testa tra le nuvole in sostanza. Poco pratica, poco connessa anche al tuo lavoro, poco connessa al discorso guadagno, matrix. Molto importante le tue otto eliche, che già non sono due in eterico, questo può essere grazie alle nostre sessioni che hai visto. Sì. Ne Quante ne vuoi mettere? 21. Quante sono adesso? Sono ancora 8. Ne vuoi mettere 21? 21. Ok. 21, sì. Quando? 4 mesi. E poi? E Sii poi generosa con te sì, stessa. infatti mi viene tipo 150 entro un anno. Una roba così. Mi Benissimo. metto una roba così. Facciamo un check. Ci sono ancora impianti nel tuo corpo energetico? No. Ci sono entità di No. qualunque tipo? Ci sono ancora abduction, feti eterici fisici? Ok. No. Ci sono cloni? Ma uno? Mi viene uno. Un clone mi viene. C'è o c'era? C'è. Cioè, mi dice, Molto aspetta, poi strano. vediamo se... non so che cos'è, però mi è venuto da dire, cioè... È uguale a te? No. Ma è un tuo clone? No, no, ecco, sembrava, eh. Che cos'è? Sembrerebbe che abbiano provato di nuovo a interferire. Perché glielo hai permesso? Infatti, non so, fare una prova, era per fare una prova, era per mettermi alla prova per vedere in questo momento se trovavo subito le interferenze. Ecco, infatti se ne sta andando. Benissimo. Chiama. Elena, la tua PS, la tua PE, dimmi come le vedi e dimmi se ti vogliono lasciare una o tutte e due un messaggio finale. Ok, sono qua davanti, sono molto contente, si sentono libere, leggere.
Dicono appunto va bene così, sono contente, sono state contenti di aver fatto questa cosa. Le Benissimo. aiuterà molto di più. Allora, grande successo, anche tu sei contenta? Ti senti meglio? Sì, mi sento alleggerita. Proprio Benissimo. come ah, sì. Pensi che, senti che con queste nuove condizioni avrai sempre la percezione del campo energetico delle persone, delle percezioni del futuro, potrai eseguire il tuo lavoro, le tue consulenze. Meglio, ugualmente o meglio di prima? Benissimo. Sì. Io mi sento, sì. Sì, Allora sei pronta a tornare? sono prontissima. Perfetto. Allora disconnettiti da tutto quello che abbiamo visto e da tutti, da te stessa principalmente, e preparati a tornare. Conto da 1 a 5 e al mio 5 sarai tornata al tempo presente dal quale ti sto parlando. 1. Il tuo corpo si fa sempre più leggero, inevitabilmente, velocemente. 2. Ti senti sempre più leggera, i piedi sono più leggeri, questa leggerezza sale rapidamente alle gambe, alle anche, il tronco, le braccia, la testa. 3. Ti senti leggera, ricaricata, torni in possesso di tutta la tua energia vitale, di tutto il tuo eterico. Ti senti più serena, contenta. 4. Felice. È ricaricata, sei così leggera che quasi voli sul divano, ti stacchi dai cuscini, sei così leggera e luminosa che quasi illumini la stanza in cui ti trovi. Sei dominata da una sensazione di luce, gioia, felicità, serenità. E 5, apri gli occhi. Ciao, Eccoci, buongiorno. ciao. Come stai? Bene, bene. Bene, bellissima esperienza, bene. Super contenta, bene, bene. Sì. Vuoi dire qualcosa nella registrazione? Te l'aspettavi così, la l'ipnosi? Non pensavo che mi arrivassero le informazioni così, cioè le vedevo proprio chiare. E Tu ne hai quindi fatte sono contenta. altre con altre persone in passato? Ipnosi? No, no, no. Erano simili? Ah, ipnosi no, però hai avuto delle visualizzazioni, erano Sì. simili? Sì. Cioè simili nel senso che vedevo le immagini abbastanza facilmente, Però non condotte, non sì. No, gestite, esatto. probabilmente più deboli. No. Va bene, nella registrazione ti chiedo Elena, se la pubblichiamo quindi così com'è, con Sì, viso scoperto? va Lasciamo anche la voce iniziale e finale oltre alla sessione. Ok, bene. allora ti saluto, arresto la registrazione, resta in linea ovviamente, alla prossima, ciao.